oggi si è concretizzato un percorso che è partito molti anni fa, partito dalle prime sindacalizzazioni dei driver nei bar di periferia per non farci vedere, è proseguito con una serie di scioperi fino ad arrivare allo sciopero nazionale di aprile, un impegno che è proseguito con l'impegno del ministro che si è adoperato per la sottoscrizione di questo accordo. Questo non è un accordo risolutivo, ma è un accordo che per la prima volta a livello nazionale riconosce il ruolo e le funzioni delle organizzazioni sindacali in un'azienda che fino ad oggi non le aveva formalmente riconosciute. È un modo di misurarsi, è un modo di capire come ci confrontiamo sui tanti problemi che ancora ci sono. Non è conclusivo, ma è l'inizio di un percorso, secondo me, importante, perché dimostra il fatto che il sindacato può stare dentro aziende anche così tecnologicamente avanzate senza che questo significhi rinunciare all'efficienza, ma rispettando il lavoro, rispettando gli equilibri del lavoro, rispettando anche il modello di relazione italiana. Per cui è un momento di grande soddisfazione. Può ripetere il nome e cognome, per favore? Stefano Malorgio, Filt CGL.